Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video tutorial. Questa volta è un po' speciale perché è in collaborazione con Emozioni di Fimo. Andate a vedere il suo canale perché è una ragazza, oltre che dolcissima, fa delle creazioni veramente troppo carine. Fa anche lei dei tutorial, infatti faremo questo tutorial in collaborazione. Io realizzerò questa creazione sui toni dell'azzurro e lei invece realizzerà qualcos'altro sempre sui toni dell'azzurro. Infatti il tema in comune sarà il colore azzurro. Dopo aver detto mille volte azzurro, non so quante altre volte dovrò dirlo oggi, comunque vi invito a vedere il suo canale, ad iscrivervi e a dare anche nel suo Instagram. Ho già realizzato una fatina del genere, però non vi ho fatto il tutorial proprio di questa, perché l'ho utilizzata appunto sopra un quadro. Vi ho fatto un altro tipo di fatina simile, però con altri colori come tutorial. Comunque oggi vi farò anche questa. E questa qui verrà utilizzata come ciondolo. È stata una commissione molto molto particolare, direi. Niente, quindi io direi subito di vedere cosa ho utilizzato per realizzarla. Oggi partiamo dagli attrezzi. Ho utilizzato i soliti attrezzi, in più una New Entry e questo dotter, diciamo, gigantesco. Diciamo che è un set da 3, mi è stato regalato a Natale e sono stata felicissima perché è pesantissimo e viene benissimo a modellare. Come paste polimeriche ho utilizzato davvero pochissimi colori, ovvero la Living Doll della Super Skull Pay per diciamo tutto il corpo. Poi ho utilizzato l'azzurro, ho utilizzato il nero e fondamentale il bianco. Ho utilizzato il Fimo Liquid che tengo al contrario perché siccome mi sta finendo devo tenere così non ho problemi nel far uscire il prodotto, così già è pronto per uscire, quindi lo tengo così. Poi la resina UV della Resin Pro insieme alla torcia UV ovviamente, anche se devo dire che sarebbe molto più comodo con la lampada UV perché almeno vi programmate il tempo. Lo lasciate lì senza dover stare così 2 minuti, quindi credo che mi organizzerò e comprerò magari una lampada di quelle piccoline UV a raggi UV. Questo lucido per Fimo della Toto to Clay. Poi ho utilizzato anche queste paillette, però in particolare ho utilizzato queste qui. Infine questi due pigmenti, ovvero il rosa e il color giallo oro. Niente ragazzi, questo è tutto. Io spero tantissimo che questo video vi piaccia. Ringrazio ancora una volta Emozioni di Fimo per questa bellissima collaborazione. Io ti ringrazio ancora una volta e vi invito ad andare nel suo canale e andare anche nel suo Instagram. E niente ragazzi, io prima di salutarvi, come sempre, vi invito a mettere un bel pollicino in su se il video vi è piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Se volete andare a visitare i miei social, Facebook ed Instagram, dove lì vi aggiorno sempre sulle nuove creazioni, giù nell'info box trovate tutti i link. Adesso vi lascio al tutorial e vi auguro una magica giornata. Ciao ciao!